Benvenuti a tutti, siete tanti, abbiamo iscritto in questa classe più di 1400 insegnanti di tutta Italia e sono circa 20.000 le persone che hanno partecipato ai webinar dalla prima alla decima stagione. È stata una grossa partecipazione, sono contento, si vede che le cose funzionano. Per ricordare solo per i nuovi che siamo all'interno di WeSchool. WeSchool è organizzato, è una piattaforma all'interno della quale ho creato questa classe webinar. Nel wall avete il messaggio di benvenuto che è importantissimo leggere perché ci sono, diciamo così, le regole che è necessario per seguire i webinar e usufruire al meglio di questa opportunità. E poi abbiamo le board, come potete vedere le board sono tante perché abbiamo iniziato dalla quarta stagione a utilizzare questa piattaforma e quindi ogni webinar ha la sua board. Quindi voi entrate nella webinar, quindi quella di oggi, qui avete il programma e poi tutta una serie di filmati che noi oggi utilizzeremo per sostenere le spiegazioni di questo webinar. Quindi il webinar si divide in due parti. In una prima parte noi ci occuperemo di aspetti teorici. Guardate che questi aspetti teorici sono di grandissima importanza. Però io penso che vi possano fornire quegli elementi indispensabili perché voi capiate veramente in che cosa consiste il processo di costruzione narrativa all'interno di un montaggio filmico. E sono le cose fondamentali, quelle che ho scelto di parlare, di presentarvi, sono quelle fondamentali che voi stessi poi potreste presentare ai vostri studenti o ai vostri colleghi e che potete anche ovviamente utilizzare voi stessi per migliorare la vostra produzione. Poi abbiamo una seconda parte del webinar. In questa seconda parte apriremo DaVinci e cercheremo di mettere in pratica con degli esempi precisi quello che vi ho spiegato nella prima parte. Andiamo subito al sodo. Parliamo di raccordi nel montaggio. Che cosa sono i raccordi nel montaggio? Allora, considerate che questo quadratino rappresenti una inquadratura. L'inquadratura, da un punto di vista cinematografico, è essenzialmente l'espressione di una composizione, cioè di alcuni elementi che stanno all'interno dell'area che noi vediamo in quel momento. Ovviamente la vediamo dietro il nostro iPhone, dietro la nostra fotocamera, dietro la nostra cinepresa. La vediamo attraverso uno strumento che è quello che ci serve per riprendere. L'inquadratura quindi è un elemento compositivo, di composizione, molto importante. Tenete conto che un'inquadratura può durare qualche frazione di secondo oppure può durare anche a lungo, molto tempo. Per esempio una telecamera fissa, una videocamera fissa su un cavalletto che produce, inquadra la stessa scena, immaginate di essere a teatro, di piazzare una camera per inquadrare e riprendere tutto quello che avviene sul palco, abbiamo in quel caso lì una inquadratura ovviamente perché la telecamera non viene spostata. Però voi dovete capire che una cosa è l'inquadratura all'atto della ripresa del film, cioè quando io uso il mio strumento per registrare, e una cosa diversa invece è l'inquadratura all'interno di un sistema di montaggio. Perché? Perché io ovviamente posso riprendere una scena molto ampia, riprenderla per molti minuti e dopodiché tagliarla e visualizzare alcune aree di quello che ho ripreso all'interno del montaggio. Quindi in questo caso noi avremo delle variazioni di inquadratura, anche se l'inquadratura è la stessa perché la telecamera non si è spostata. Quindi una cosa è parlare di inquadratura in sede di ripresa, di registrazione, e un'altra è parlare di inquadratura all'interno di un processo di montaggio. Naturalmente le inquadrature hanno sia che siano, diciamo, riprese
si parla in termini di ripresa sia in termini di montaggio, hanno una terminologia che conoscete: il primo piano, campo lungo, il campo americano e così via. Una cosa importante che entra nell'inquadratura è la luce. La luce sarà significativa perché ne parleremo ovviamente quando affronteremo il webinar che vi presenterà alcune basi essenziali della color correction, quindi di un'ambientazione di coloring all'interno del vostro filmato. Ovviamente un film presenta diverse inquadrature, le vedete qui, sono questi quadratini azzurri e inquadrature che sono legate da unità spazio-temporali, cioè per esempio siamo all'interno di un'abitazione e c'è un soggetto che si muove e noi inquadriamo, non so, prima facciamo un totale della stanza, poi inquadriamo dei dettagli, poi un primo piano, ma siamo sempre all'interno di questo ambiente e dell'azione che si svolge nello stesso tempo, allora abbiamo una scena. Abbiamo una scena che è composta da diverse inquadrature. E naturalmente, scena dopo scena, noi costruiamo il nostro filmato. Quando il soggetto sarà inquadrato, per dire, in ufficio, e quindi con le sue scartoffie mentre lavora, noi abbiamo cambiato sia l'unità temporale che l'unità spaziale, cioè ci troviamo in un altro luogo e ci troviamo in un altro tempo. Quindi queste inquadrature fanno parte di che cosa? Fanno parte di un'altra scena. Allora, in questo caso noi abbiamo due scene, una scena che è stata ripresa in casa, nella sua abitazione, e una scena che è stata ripresa in ufficio. Vedete che qui c'è uno spazio bianco. Questo spazio bianco, come anche c'è uno spazio bianco tra un'inquadratura e l'altra, questi spazi bianchi sono le ellissi. Lo vedete qui. Che cosa sono le ellissi? Le ellissi rappresentano dei tagli temporali, perché questi tagli temporali sono necessari, perché altrimenti noi dovremmo impiegare lo stesso tempo che impiega il soggetto per compiere un'azione, per rappresentarla, che è impossibile. Se dovessimo rappresentare la vita di un soggetto, noi dovremmo stare al cinema per 40 anni, non so, questo sarebbe un problema, penso. Soprattutto perché non ci sono attrezzature sufficienti in un cinema. Quindi noi dobbiamo condensare la storia. La storia si condensa attraverso le ellissi, quindi questi tagli, questi buchi che devono essere creati per poter raccontare, in questo caso, non so, una storia di un'ora, il tempo di prepararsi, uscire di casa e recarsi in ufficio, va raccontata in 30 secondi, 20 secondi, un minuto. Ecco. Allora, è chiaro che la narrazione è sempre basata su ellissi. Queste ellissi vanno chiuse da raccordi, ecco perché parliamo di raccordi nel montaggio, perché i raccordi servono proprio per chiudere questi buchi, per far sì che lo spettatore, chi vede questo film, il nostro capolavoro narrativo, non si accorga che abbiamo operato dei tagli. E voi direte, ma come facciamo a non accorgere, a fare in modo che lo spettatore non se ne accorga? Beh, intanto voi stessi non ve ne accorgete quando andate al cinema, vedete un film. Normalmente, se il film è ben fatto, non dovreste accorgervi di questi tagli. E poi siamo qui in questo webinar proprio per spiegare questo. Poi abbiamo una sequenza. Una sequenza è legata da una continuità narrativa. Quindi, allora, abbiamo le inquadrature, il soggetto è a casa, poi esce, va in ufficio, e quindi abbiamo diverse inquadrature rappresentate da due scene. Queste scene fanno parte di una medesima sequenza, perché è l'azione, la continuità dell'azione che questo soggetto compie all'interno di una narrazione. Se poi, mentre lui è in ufficio, dovessimo spostarci, per esempio, in un'altra città per far vedere altri soggetti che fanno altre cose, noi avremo un'altra sequenza che è composta da altre scene e da altre inquadrature. E poi, ovviamente, che cosa succederà? Succederà che queste due sequenze, cioè il soggetto che
abbiamo visto che esce di casa e si reca in ufficio e poi in un'altra città altri soggetti che compiono altre azioni, a un certo punto si collegheranno fra di loro, perché dobbiamo comunque costruire una storia, quindi è ovvio che questi passaggi devono poi essere collegati da un punto di vista narrativo. Quindi, quando abbiamo compiuto, abbiamo messo insieme una serie di sequenze, che cosa avremo? Avremo un atto, per esempio, un capitolo, una parte, chiamatela come volete, a secondo delle scelte che, diciamo, di sceneggiatura che fate. In ogni caso abbiamo un complesso che rappresenta un qualche cosa che è una, a sua volta, una unità narrativa, cioè un capitolo della nostra storia. E poi via via seguiranno altri capitoli. Se seguite una costruzione di tipo aristotelico, avrete tre capitoli, normalmente i famosi tre atti nella costruzione di una storia. Adesso noi non ci occupiamo ovviamente di questo, cioè di come si costruisce una storia nelle varie fasi. Noi ci occupiamo di questo invece, dei buchi. Vedete, ci occupiamo degli spazi bianchi che intercorrono fra che cosa? Fra inquadrature, fra scene e fra sequenze. Perché il problema del raccordo riguarda tutto il complesso del film. Cioè ogni volta che si determina un passaggio, noi abbiamo una frattura. Questa frattura deve essere coperta. Ora, la prima cosa che vi voglio dire è che normalmente ciò che viene istintivo fare è coprire i buchi attraverso dei sistemi di transizione. E questo è precisamente quello che noi non facciamo, non faremo, se non in casi eccezionali e rari. E il motivo per cui noi non facciamo questo sarà spiegato nel webinar, dove parleremo del campo contro campo, delle regole, delle infrazioni. Sono delle regole che sono state elaborate nel corso della storia della cinematografia e che, stavo per dire, noi riteniamo valide, diciamo riteniamo valide fino a un certo punto, perché noi partiremo proprio invece, in quel webinar, invece parleremo proprio di come infrangere queste regole e per quale motivo. Ecco, quindi se avete capito bene che cosa sono i raccordi nel montaggio, i tre livelli dei raccordi, lo ripeto, i raccordi fra inquadrature, i raccordi fra scene, i raccordi fra sequenze, allora possiamo vedere un esempio completo, concreto, di quando il raccordo non c'è. Un'occhiata per vedere se è tutto a posto, la chat tace. Allora io mando il play, voi troverete questo filmato all'interno della board, uno di quelli che vi ho inserito e che penso abbiate visto e vi sareste chiesti: ma come mai ha inserito questo spezzone? Questo intanto è un film è tratto da un film di Truffaut che si chiama Bout de Souffle, e vediamo questa scena perché voi potrete notare che in questa scena il, non racconto, ma il raccordo non c'è, perché è una scena basata sulla tecnica del jump cut. Allora vediamola. Che schia. Io penso che voi la vediate un po' a scatti, però dopo i primi secondi c'è un dialogo tra loro due, niente di straordinario. Parlano, si sono conosciuti di recente, c'è una televisione in sottofondo che si sente, e poi ecco che a un certo punto, non so se l'avete notato, c'è stato un salto, lo vedete? Guardate, torno indietro un momento. Ecco, loro sono in questa posizione e poi il filmato è stato tagliato. È stato tagliato per passare a quest'altra posizione. Ops. È stato tagliato per passare a quest'altra posizione, avete visto? Erano qui. Cambia proprio l'inquadratura in questo caso, lo vedete? Cambia l'inquadratura. Quindi non c'è continuità, non c'è proprio continuità visiva prima che narrativa. Abbiamo questo taglio, si riproduce anche in altre occasioni, ecco, per esempio.
anche più avanti, si riproduce questo taglio un po' di volte. Potete vedere la scena per conto vostro, io non voglio perdere molto tempo per mostrarvi una cosa che poi potete osservare da voi stessi. Allora, quando si monta una storia in questo modo, cioè senza pensare di costruire un raccordo, si chiama in termini tecnici jump cut, cioè un salto, un taglio con salto. Ve lo faccio rivedere, siamo qui. Ecco, si passa da un punto all'altro. Ora voi mi direte, ma questo però è molto in voga oggi, perché per esempio se considerate tutti gli YouTube, tutorial, persino in televisione, eccetera, operano in questo modo, cioè non pensano più, non si preoccupano più del raccordo. È vero, e può essere interessante per certi punti di vista, per esempio all'interno del film di Truffaut, è interessante perché crea una sensazione di attesa e di spasiamento da parte dello spettatore, qualche cosa di irreale all'interno di questa relazione, perché infatti è una relazione irreale. Jean-Paul Belmondo ci lascerà la vita a causa di questa relazione, del rapporto con questa ragazza. Quindi potrebbe essere interessante per esprimere sotto un profilo psicologico alcuni elementi che caratterizzano questa storia. Però noi oggi vediamo che l'uso del jump cut è molto diffuso e in un modo totalmente scriteriato, cioè senza una conoscenza di che cosa significa veramente il jump cut, ed è un modo diciamo utile per fare anche meno fatica nel montaggio, perché non devo occuparmi di stabilire i raccordi, come vedremo fra poco. Ecco, allora, se questo è chiaro, i tagli spezzano la continuità. Proprio per evitare questo spezzettamento della continuità narrativa, noi dobbiamo occuparci di raccordi. Tra i raccordi principali ci sono i più semplici da effettuare, ci sono gli attacchi sull'asse, che possono essere statici o in movimento. Anche qui io vi ho inserito una animazione all'interno della board, avete diverse animazioni che ho costruito posizionando i soggetti, questi pallini sono i soggetti che effettuano i loro movimenti con le diverse camere. Questo per capire come si può rappresentare un movimento attraverso degli stacchi che non vengono percepiti. Perché non vengono percepiti? Perché noi li effettuiamo sull'asse. Cosa vuol dire effettuare un attacco sull'asse? Effettuare un attacco sull'asse significa che il soggetto viene inquadrato più vicino e poi più lontano o viceversa. Per esempio, guardate questo soggetto che passa da questa posizione a questa, noi abbiamo due camere, una è collegata in questa posizione e una qua. E quindi uno lo riprende qui, no? Mentre lui cammina, fa un passo avanti, e questa riprende anche tutto il movimento, questa lo riprende più da vicino, e quindi noi potremmo poi montare le due inquadrature, le potremmo montare facilmente perché siamo sull'asse, ci troviamo proprio nella stessa direzione, cioè non cambiamo la posizione della videocamera, non cambiamo l'angolo di visuale, perché allora avremmo uno stacco che sarebbe difficilmente percepibile come una continuità. Ma se noi rimaniamo sulla linea del movimento del soggetto, questa linea ovviamente può anche essere laterale, ci troviamo con la possibilità di mostrare una continuità narrativa anche se noi tagliamo l'immagine e la ripresa. Questo vale anche in sede di montaggio. Noi potremmo avere inquadrato il soggetto con una sola camera, cioè abbiamo inquadrato questa camminata dal punto A al punto B, e dopodiché la tagliamo in questo punto, per cui mostriamo che lui arriva fino a qui e poi mostriamo la parte finale, quindi tagliamo un pezzo chiaramente della camminata. Ecco, quando noi operiamo questi tagli, che si chiamano appunto tagli sull'asse perché c'è sempre una linea direttrice che regola il movimento del soggetto o dell'oggetto che stiamo riprendendo o montando, quando abbiamo questi
questi montaggi o riprese effettuate sull'asse, rappresentiamo la continuità del movimento e quindi facciamo sì che il nostro spettatore non si accorga che in realtà abbiamo operato un taglio. Vediamo. Ecco, vediamo qua. Che cosa succede? Siamo nel primo caso, il soggetto avanza. Il soggetto avanza, a questo punto entra in gioco questa MDP, macchina da presa, poi il soggetto, questo soggetto parte in questa direzione e qui abbiamo le due camere, la camera A e la camera B che lo riprendono perché possiamo montare sull'asse anche in una sequenza orizzontale, non solo frontale. E poi abbiamo invece il movimento in diagonale, in questo caso effettuato da due soggetti, li vedete? Sono questi due soggetti che si incrociano. Noi abbiamo in questo caso le camere, questa verde e questa viola, che si occupano di registrare il loro movimento in modo che poi il montaggio possa essere organizzato proprio sull'asse. E infine abbiamo poi un soggetto che, vedete, si volta, si gira e torna indietro. E allora abbiamo anche qui le due camere. La prima comincia la sua azione quando il soggetto inizia, la seconda naturalmente poi lo riprenderà quando entra nel suo campo. E quest'ultimo punto è interessante perché abbiamo una variazione della posizione del soggetto, quindi lui si volta, vedete, si volta, si gira e passa dall'altra parte. Noi, dato che abbiamo ripreso questo cambiamento di direzione, lo abbiamo ripreso, vedete che è sulla posizione di questa videocamera, dato che l'abbiamo ripreso, non creiamo delle difficoltà allo spettatore nel vedere che lui ha cambiato direzione. Quindi ci troviamo, cioè ha cambiato sguardo, quindi ci troviamo sempre su un asse che è rappresentato dalle frecce che poi sono queste. Sono le frecce che vi mostrano gli assi del movimento. Allora ricapitoliamo: l'attacco sull'asse quando il soggetto viene inquadrato più vicino e poi più lontano o viceversa. È come fare una zoomata. Quando voi montate un'immagine fotografica, vi è capitato di applicare ciò di cui abbiamo parlato la volta scorsa, sono i filtri Ken Barnes attraverso DaVinci Resolve, e quindi per esempio se fate una zoomata senza spostare l'angolazione di visuale, quindi una zoomata dritta che segue una linea retta, voi avrete un attacco sull'asse. Gli attacchi sull'asse sono percepiti, torno a ripetere, come una continuità narrativa. Domanda: ma sono sempre percepiti come una continuità narrativa? E qui abbiamo il problema, che ovviamente richiederebbe del tempo per essere analizzato, però vi do due indicazioni. Sono rappresentati come continuità narrativa se il taglio che voi effettuate su questo movimento, parliamo di un soggetto in movimento in questo caso, su un soggetto in movimento, il taglio che voi effettuate varia in modo significativo l'inquadratura, perché se l'inquadratura, il soggetto fa due passi, voi tagliate e lo riprendete al quarto passo, quindi fa quattro passi in tutto, scusate, fa sei passi in tutto e voi tagliate due passi di mezzo, si noterà perché la variazione di posizione del soggetto è scarsa. È così scarsa che determinerà la visibilità del taglio. È un po' forse difficile da capire, ma è il contrario di quello che voi vi potete immaginare. Cioè voi potete pensare che più i tagli sono vicini agli spostamenti, quindi penserete di rendere meno evidente il cambiamento. E invece no, il cambiamento deve essere reso evidente. Tagliate il soggetto lungo un bel tratto della sua camminata. Lo spettatore non se ne accorgerà. Perché non se ne accorgerà? Perché, torniamo un attimo al concetto di ellisse, perché è il compito dello spettatore quello di riempire i buchi.
è la sua immaginazione, il suo cervello che ricostruisce ciò che voi avete tagliato. Se l'avete tagliato bene, e per tagliare bene si intende proprio questo, voi otterrete questo risultato. C'è una regola, normalmente, perché siamo in un campo dove, come dire, le considerazioni di fondo sono oggettive, dopodiché la loro applicazione è estremamente soggettiva. Però la regola dice che non dobbiamo fare variazioni lungo l'asse che siano inferiori al 30% del cambiamento di ciò che noi vediamo. Quindi se inquadriamo un vaso di fiori da lontano all'interno di una stanza e poi dopodiché ci avviciniamo e la seconda inquadratura sarà il vaso di fiori molto più vicino, per poi arrivare a un dettaglio, quindi a un petalo, una foglia di questi fiori, ecco, noi abbiamo creato delle diverse inquadrature che sono molto più, come dire, differenti del 30%, e quindi il soggetto non se ne accorgerà. Ricordatevi questa regola. Abbiamo parlato di attacchi sull'asse, che sono questi, attacchi sull'asse, quindi su una linea dritta. Adesso parliamo invece di attacchi sul movimento, per creare dei raccordi. Siamo nel campo, torno a ripetere, della creazione di un raccordo tra inquadrature differenti che servono per coprire dei buchi nella narrazione. È stato scoperto con l'andare del tempo che il movimento ha una sua logica e noi possiamo tagliare sul movimento rappresentando inquadrature di soggetti diversi. Quindi mentre in questo caso, nel caso precedente, noi abbiamo un soggetto, che in questo caso è un soggetto che si muove, ma potrebbe essere un vaso di fiori, quindi sarebbe la macchina da presa a muoversi. Qui, invece, noi abbiamo due soggetti diversi. Vi ho fatto il classico esempio che avete visto 50.000 volte, ma al di là dell'oggetto che ho scelto, quello che è importante è la simbologia del movimento. Il soggetto che ho scelto è il classico confronto tra un uomo con la pistola, quindi estrae la sua pistola, questo è il percorso che la pistola compie dall'atto dell'estrazione fino a essere puntata di fronte al soggetto. E questo è il soggetto che si volta, vede qualche cosa, appunto vedrà che la pistola è estratta e sta per essere rivolta a lui, e quindi si volta e va via, cerca di uscire dalla probabile scena del crimine. Quante volte avete visto questa scena? Noi non possiamo rappresentare questa scena montando prima il soggetto che toglie la pistola e la punta e poi il soggetto che guarda e scappa. Una volta si faceva così. Se voi vedete anche nella storiografia cinematografica, nei primi cinefilm, no? Alle volte capitava proprio di vedere che si attendeva il compimento dell'azione A, in questo caso l'estrazione della pistola, e poi il compimento dell'azione B, con un effetto di dissociazione, perché non si capiva bene questo soggetto da che cosa scappasse, cioè qual era il suo legame con la scena, perché la pistola era già puntata e se lui la vede e si volta, noi abbiamo qualche cosa di incongruente, perché o, diciamo così, si trova il pistolero in una situazione imbarazzante perché è lì che punta la pistola ma non spara, oppure è il soggetto B che si trova in una situazione imbarazzante perché si è accorto troppo tardi e in modo totalmente sfasato rispetto al movimento del pistolero di quello che sta succedendo. E dunque c'è veramente una sensazione di estraniamento che si determina. Perché questa sensazione di estraniamento? Perché non c'è un rapporto tra le due azioni. Il rapporto c'è solo nominalmente, ma non esiste da un punto di vista visivo. Allora, ecco che dovete sapere che noi possiamo creare questo rapporto straordinario, perché l'attacco sul movimento regge la maggior parte della narrazione all'interno di un classico film. Lo possiamo fare proprio creando un attacco sul movimento. E dobbiamo sapere questo, che la continuità dell'azione deriva dal fatto che
l'azione continua sempre sul movimento, cioè non dobbiamo aspettare che il soggetto A finisca la sua azione per parlare dell'azione del soggetto B, le dobbiamo intrecciare. Come facciamo a intrecciare? In quale punto noi? Come intrecciamo le due azioni? Beh, vediamolo attraverso questa animazione. Ops. Perfetto, non lo vediamo attraverso questa animazione perché qui ho montato il fotogramma dell'animazione e non il film proprio dell'animazione. Siccome non voglio perdere tempo, voi lo avete nel board e lo vedete questa animazione. Io ve la spiego così. Allora, consideriamo che ci sono una, due, tre posizioni del soggetto che estrae la pistola e la punta. Una, due, tre posizioni del soggetto invece che scappa. Sono le tre posizioni fondamentali dell'uno e dell'altro. Tre posizioni, tre posizioni. È chiaro che il movimento si sviluppa in una serie numericamente ampia di movimenti, ma le tre posizioni fondamentali dell'uno e dell'altro sono queste. Quali sono? Sono la posizione iniziale, sono la posizione in cui il movimento sta per compiersi, quindi la posizione culminante, diciamo così, in cui il movimento sta per essere realizzato, e la posizione conclusiva, quella nella quale il soggetto si deve trovare per un determinato periodo di tempo per poi condurre che cosa? Un'altra azione, che sarà quella di sparare, di muoversi, di rincorrere. Qui anche abbiamo le tre posizioni, cioè il vedere quello che succede, il prendere, assumere un movimento e quindi una direzione decisa. Abbiamo un inizio e poi una fine, ovviamente questa fine sarà prolungata nel tempo perché questo soggetto ovviamente correrà da qualche parte. Ma abbiamo uno sguardo che determina l'inizio di un movimento e l'assunzione di una direzione. Guardate che, ecco la regola aurea del montaggio sul movimento, noi dobbiamo montare nel momento in cui lo spettatore ha compreso che la pistola sta per essere puntata, quindi lui ha compreso che il movimento andrà in quella direzione, allora noi possiamo evitare di mostrare allo spettatore la conclusione di questo movimento e quindi ci interromperemo grosso modo qui, che è proprio visivamente, notate, una posizione strategica perché indica che questo movimento sarà compiuto e sarà compiuto proprio in quella direzione. Allora è qui che noi possiamo incrociare i due movimenti, cioè il soggetto che estrae la pistola e arriva fino a questo punto e quindi spostare l'attenzione sul soggetto che guarda e inizia a sua volta un movimento. Lui lo sta portando a conclusione e invece quest'altro lo sta iniziando. E quando arriva a questo punto, cioè lui ha cominciato a prendere una direzione, attenzione a quello che vi dico adesso, perché va compreso veramente bene, cioè quando lui ha iniziato ad assumere una direzione che sarà la direzione definitiva, ecco che allora noi possiamo inquadrare anche la posizione definitiva del soggetto. Perché lo possiamo fare? Perché noi non diciamo allo spettatore come finirà la storia e non lo diciamo per quale motivo? Perché il soggetto che scappa ha assunto la sua azione di fuga, l'ha assunta, quindi sta realmente fuggendo, mentre il soggetto che sta sparando ha concluso la sua operazione e si accinge a sparare. Dunque, i due soggetti sono sullo stesso piano, stanno compiendo due azioni diverse che sono intrecciate fra di loro, ma sono due azioni che sono complementari e che quindi determineranno poi la suspense necessaria per proseguire attraverso un inseguimento, eccetera, eccetera. Vi apro una parentesi, in questo webinar non vi parlo dei raccordi di inseguimento oppure cascazzottate, eccetera, perché sarebbe una cosa estremamente lunga e complessa, ma vi dico solo una cosa, che nell'inseguimento che poi si determinerà, tutto il principio del montaggio consiste nella teoria dell'elastico, cioè questo inseguimento dovrà allungarsi, avvicinarsi come un elastico, e quindi il prossimo film che voi vedrete, nel quale
ci sono degli inseguimenti, noterete che alle volte l'azione sarà rallentata, a volte accelerata, da un punto di vista del montaggio, quindi dei tagli che vengono effettuati, proprio per determinare ora una posizione favorevole o una posizione favorevole all'uno o una posizione favorevole all'altro, e quindi mantenere in piedi questa relazione. Allora, sugli attacchi del movimento che cosa abbiamo compreso? Abbiamo compreso che qui la regola non consiste nell'essere lungo l'asse, non siamo lungo un asse, abbiamo cambiato radicalmente le vedute, cambiamo radicalmente anche i soggetti, ma c'è un intreccio di relazioni. Noi dobbiamo mostrare questo intreccio. Come lo mostriamo questo intreccio? Mostriamo questo intreccio rappresentando il primo movimento, non fino al suo compimento, o per esempio in questa zona, che è la zona del compimento, perché daremo l'impressione che questo soggetto compia prima del secondo la sua azione, dunque che il secondo sia spacciato. Non c'è un collegamento tra le due azioni. Ma poi neanche questo, perché in realtà se voi provate a montare in questo modo vi accorgerete proprio che ci troviamo di fronte a una... a un distacco che è evidente. Quindi dobbiamo considerare il punto nel quale il movimento sta per essere compiuto, e a quel punto noi inneschiamo l'altra azione. E l'altra azione la inquadriamo fino al momento in cui sembra che il movimento stia per essere compiuto, in questo caso assume una direzione, per poi passare nuovamente all'altro movimento, e nel frattempo taglieremo questa parte grigia, ovviamente ci collocheremo qui, quindi ha un movimento che va verso, che è alla sua conclusione e si appresta a fare qualcosa d'altro, e quindi noi lo riprenderemo qui, l'attacco sul movimento 3. Quindi attacco sul movimento 1, attacco sul movimento 2, attacco sul movimento 3. Queste sono, diciamo, le considerazioni teoriche e le operazioni da tenere. Ah, ecco, qua c'era quindi questo è da cancellare, mi ero dimenticato. Avevo inserito un fotogramma per ricordarmi di inserire il video l'ho inserito in effetti, ma nella slide successiva, e quindi ecco qual è poi il risultato. Questo è lo schema che vi ho spiegato, e poi l'animazione ci mostra, e notate che l'animazione mostra le camere, ecco, quando devono mostrarsi, lo vedete, quando devono entrare in gioco. Devono entrare in gioco in quei due punti, che sono questi, 1 e 2, vedete? 1 e 2. Qui abbiamo i due attacchi sul movimento, va bene, poi queste animazioni ve le potete guardare e riguardare finché volete. Quindi arriviamo a una sintesi che ci permette di comprendere, quindi di concludere l'aspetto teorico di questo webinar. E la sintesi è questa: se noi possiamo rappresentare il movimento di un soggetto attraverso un arco, che poi non è altro che un arco narrativo, stabiliremo ovviamente un punto di avvio e poi un culmine in cui è chiaro che il movimento sta prendendo una determinata piega, e quindi una conclusione di questo movimento. Un calciatore, un portiere che prende la palla, raccoglie la palla, la sta per calciare, la calcia, e quindi il movimento si conclude poi con il pallone che è partito e il portiere che riprende la sua posizione. Questo è l'arco narrativo, per esempio, di un'azione qualsiasi. Ora facciamo un esempio per capire dove noi possiamo collocare il montaggio lungo l'arco narrativo di questo genere. Intendete bene che ovviamente io sto generalizzando, quindi vi parlo, come vi ho già detto all'inizio, vi parlo di applicazioni, di regole che poi devono essere concretamente verificate nelle situazioni concrete, e ovviamente, come poi vedremo anche in seguito, possono essere infrante. Però noi non possiamo fare a meno di una regola se ovviamente non la conosciamo. Quindi poniamo il caso che ci sia qualcuno che cerchi l'accendino in tasca. Un soggetto in una stanza cerca un accendino.
quindi prende l'accendino, porge l'accendino, il soggetto potrebbe essere a se stesso, lo porge a se stesso, lo porge a un altro soggetto, non importa, poi si aziona la fiamma, quindi si accende la sigaretta e ripone l'accendino. Questo è l'arco narrativo di un'azione che è compiuta. Ora supponiamo che nella stanza ci sia un bambino, per esempio un piccolo bambino. Quindi è chiaro che si crea subito una situazione di disagio per lo spettatore, perché lo spettatore si chiede: ma come può un soggetto adulto e consapevole fumare all'interno di una stanza nella quale è presente un bambino piccolo? Dunque il bambino che cosa fa? Il bambino osserva, fa solo questo il bambino, non fa altro, è lì fermo che osserva il soggetto. La domanda è: in quale punto noi possiamo montare, quindi staccare dal soggetto che accende la sigaretta al bambino? In quale punto esattamente? È chiaro che non possiamo far vedere tutta l'azione e poi inquadrare il bambino, perché intanto tagliamo la suspense, quindi eliminiamo la relazione soggetto-bambino, e poi perché non determiniamo nessuna continuità di questa azione. No, se in determinati casi noi potremmo anche dare l'impressione che il soggetto sia in un posto e il bambino altrove, addirittura. Quindi, da un punto di vista teorico, simbolico, noi non possiamo ragionare in questi termini. Allora che cosa facciamo? Allora cerchiamo quali sono le zone di movimento e le zone statiche significative, cioè le zone in cui il movimento è importante e le zone invece in cui esiste un movimento, ma come dire, un movimento caratterizzato da una staticità narrativa. Queste zone sono state colorate in viola e le altre sono state colorate di arancione. Per cui il passaggio da cerca l'accendino e prende l'accendino dalla tasca è una zona statica, significativa, non è una zona di movimento perché sta frugando nella tasca. Invece quando lui afferra l'accendino e porge l'accendino abbiamo una zona di movimento importante, e quando aziona dopo aver azionato la fiamma e prima di accendere la sigaretta abbiamo una zona statica significativa, l'accensione della sigaretta invece determina una zona di movimento importante perché poi ripone anche l'accendino. Ecco che noi possiamo montare, quindi staccare dal soggetto che compie questa azione di accendere una sigaretta a se stesso o a qualcun altro, la possiamo montare su questi punti, cioè per esempio all'atto dell'accensione, cioè della ricerca, noi possiamo inquadrare il bambino. Poi possiamo inquadrare il bambino mentre l'accendino esce di tasca, oppure mentre l'accendino mentre viene portato alla bocca del soggetto che deve accendere la sigaretta. Oppure la possiamo montare qui nell'azione in cui si aziona la fiamma, o nella parte in cui la sigaretta viene accesa, e poi nella parte in cui ripone l'accendino, nel caso in cui noi volessimo rilevare però l'importanza che ha il soggetto bambino in questa relazione. Non dobbiamo fare un montaggio in ciascuno di questi punti ovviamente, ma dobbiamo capire quali sono quelli che, con le immagini che abbiamo girato e mentre stiamo montando il film, quali sono i punti che suscitano una maggiore continuità di questa azione e allo stesso tempo servono per creare questa relazione tra adulto che fuma e bambino, atta a determinare un processo di suspense importante. Questo non lo possiamo definire qui, lo dobbiamo definire in serie di montaggio, cioè dobbiamo proprio avere queste immagini per ragionare, perché dobbiamo vedere le inquadrature, la velocità dei movimenti, ci sono tante cose da analizzare. La sensibilità stessa del montatore è molto importante, però è chiaro che da un punto di vista sintetico e teorico questa è la rappresentazione che noi facciamo. Dobbiamo cercare, come vi ho spiegato prima, di montare nei punti in cui l'azione sta per, quindi non quando si conclude ma quando sta per, all'interno di un momento significativo, e dobbiamo saper distinguere
dalle zone di movimento effettivo, dalle zone statiche, perché se decidiamo di tagliare qualche cosa, taglieremo ovviamente le zone statiche e lasceremo le zone di movimento, perché chiaramente non possiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacchi all'interno di questa scena che presumibilmente durerà pochi secondi. A meno che ovviamente non si tratti di un videoclip, ma questo è tutto un altro meccanismo e i videoclip non seguono le regole che vi ho, in generale non seguono le regole che vi ho spiegato. Ora, se tutto è chiaro, adesso io vi voglio mostrare un paio di raccordi effettivi che poi noi cercheremo di ricostruire nella nostra, con Da Vinci, nella nostra, nel nostro progetto, quello che abbiamo condiviso. Quindi anche questo filmato voi avete, l'avete come link, non come filmato, ed è, e se notate, questo filmato ha tutta una serie di raccordi che sono molto molto precisi tra di loro. Ecco, per esempio, questo è un raccordo sul movimento, è un raccordo sul movimento, ma che associa anche i colori e gli oggetti, per cui abbiamo nel passaggio da questa friggitrice a, da una padella a una friggitrice, abbiamo dei colori che sono simili, abbiamo un movimento che è quello che corrisponde, non so se lo notate, mentre lui solleva il coltello, solleva il coltello, ecco che si solleva, sono dettagli, vedete che il, noi siamo passati da un draft cut nei primi due webinar a invece il final cut, cioè il montaggio finale, che serve appunto per sistemare con molta precisione, alla precisione del fotogramma, questi elementi. Quindi voi notate che in questo caso il montaggio è stato effettuato proprio sul fotogramma. Qui lui alza il coltello e mentre sta, il movimento del coltello si sta per compiere, perché il film ovviamente continua, il coltello viene alzato abbastanza, è stato bloccato in quella esatta posizione perché il raccordo sul movimento è perfetto esattamente in questo punto. Però se voi scorrete questo film è composto, direi quasi esclusivamente, da raccordi basati sul movimento che voi trovate, vedete? Ecco, come per esempio questo, che è quello sul quale io voglio poi lavorare con voi, eccolo qua, che è questo. Noi abbiamo un soggetto qui che sta camminando a rallentatore, poi la sua camminata viene agganciata a un altro movimento sempre dello stesso soggetto, e qui sono molto importanti anche le posizioni delle gambe perché devono rispettare una continuità dell'azione, però in un'inquadratura radicalmente diversa, un'inquadratura e un'azione radicalmente diversa. Eccolo qua, noi avremo tutta la scena, qui abbiamo tutto il girato, qui, e cercheremo di capire come si possa montare. Quindi lui arriva poi qui sopra e dopodiché c'è il passaggio a questo punto. Quindi vedremo, ma insomma poi se vedete tutto il filmato, voi potrete notare tutte queste cose, almeno spero che le notiate adesso che vi ho spiegato il meccanismo in che cosa consiste. Bene, questa prima parte, che è la parte teorica, è terminata e quindi adesso abbiamo una mezz'oretta di lavoro invece sulla parte tecnica. Quindi potete aprire Da Vinci, aprite il progetto che abbiamo condiviso e cominciamo a lavorare. Intanto io vi do un'occhiata mentre anch'io apro il mio Da Vinci. Mentre apro il mio Da Vinci, do un'occhiata alla chat per capire se c'è qualcosa. Ecco, qualcuno dice che sono argomenti del tutto nuovi, molto interessanti. Sì, bene, mi fa piacere. Qualcuno scrive una domanda: si possono comprare webinar precedenti con la carta del docente? No, io non sono un'azienda. Quello che leggete il messaggio di benvenuto all'interno
della classe, dove ci sono tutte le spiegazioni del caso. Poi comunque lo riprendiamo le vostre domande poi alla fine del webinar. Bene, allora, se continuate a vedere lo schermo, non è successo niente, tutto è a posto, noi siamo all'interno dei nostri progetti, quindi vi ho spiegato nel primo webinar come funziona l'organizzazione, l'articolazione in progetti di Da Vinci, e quindi apriamo il nostro progetto, che è quello che sul quale abbiamo lavorato nei webinar precedenti e di cui avete tutti gli elementi. Allora, che cosa avevamo fatto? Io vi avevo presentato un montaggio, un draft cut, quindi un montaggio grossolano, nel quale appariva il titolo del film, poi c'era una ripresa marina, poi questa, poi abbiamo un pescatore che si mostra con la sua nassa, poi abbiamo un tetto con delle persone, un timelapse con delle nuvole, e poi abbiamo tre inquadrature fisse, che sono tre immagini fotografiche, prima di chiudere il filmato, che dura, tra titoli di testa e coda, quindi da nero a nero, dura 30 secondi. E poi avevamo le due colonne sonore, e potevate scegliere ovviamente quella di vostra preferenza. In questo caso io ho scelto quella rock, quella un po' più viva, perché ovviamente i raccordi cambiano anche in base alla colonna sonora che noi utilizziamo. Allora, per prima cosa operiamo su questo breve filmato e poi passiamo invece a vedere come possiamo creare quel montaggio che vi ho illustrato prima, cioè con quel soggetto che salta sopra il camion e poi recupera il suo track food. Quindi cominciamo col capire se i raccordi qui sono corretti. Allora, intanto scorriamo questa immagine, che è quella marina. È un'immagine, diciamo, abbastanza piatta, perché ci sono queste onde, questi movimenti che colpiscono gli scogli. Però abbiamo un elemento di movimento interessante, lo vedete? È quest'onda. Quest'onda, ne avevamo già parlato in un paio di webinar fa, questa onda è un elemento interessante perché è un movimento visibile che consente di determinare un raccordo con un altro tipo di movimento, che è questo. Da un punto di vista compositivo, quali sono gli elementi a favore di questo raccordo? Sono il fatto che questa onda, che si presenta così, quindi verso l'alto, richiama questa inquadratura, che è un'inquadratura che parte dal basso verso l'alto, pur essendo qualcosa di radicalmente diverso. Però si tratta di una rete da pesca, certo su delle canne, poi ci sono delle cipolle, ma questa è indiscutibilmente una rete da pesca. Quindi abbiamo anche una continuità semantica. La continuità semantica consiste nella rappresentazione del soggetto mare attraverso un prolungamento di questa rappresentazione, che è soggetto mare pesca, che è legato ovviamente all'acqua marina. Se noi riuscissimo a bloccare questo movimento qui, cioè mentre si sta compiendo, quindi non qui quando si è concluso il movimento, neanche qui quando è il culmine, ma un pochettino prima, così, ecco, a questo punto noi possiamo determinare un ottimo raccordo, un gran bel raccordo sul movimento, che impedirà allo spettatore di vedere il montaggio, nonostante le due inquadrature siano radicalmente diverse, lo vedete? Allora, come al solito, vi faccio vedere quello che fa il profano e poi come opera invece il professionista in questi casi. Allora, il profano che cosa fa? Ha il suo cursore, sceglie la lametta. La lametta la possiamo scegliere anche semplicemente battendo il tasto B sulla tastiera, B, quindi battiamo il tasto B, la lametta diventa rossa, e qui vedete che il cursore si trasforma in una lametta. Poi fa così, poi preme il tasto A, come vi ho già spiegato, se vi ricordate avete studiato, preme il tasto A riporta il cursore alla sua posizione di arrow, e poi cosa fa? Taglia questa cosa e poi acchiappa questo clip e lo unisce e dice
Ah, che forte! Abbiamo creato il raccordo. A parte che non abbiamo tagliato bene, scusate, non è nel punto giusto, perché era, eccolo qua, quindi lo tagliamo qui, zac, taglia e poi sposta il clip. Allora, questo va bene ovviamente per degli, ecco, vedete che il taglio è giusto, no? Arriviamo qui, tac. Ma intanto si crea un problema. Allora, il problema è che si determina questo buco. Allora, come lo chiudiamo questo buco? Lo chiudiamo allungando questo clip, va bene, ma se poi questo clip ha delle parti in successione che non funzionano, cioè che non vanno bene, se è troppo lungo, allora cosa facciamo? Allora allunghiamo questo, così, no? Ma è la stessa cosa, no? Quindi allora chiudiamo tutto il filmato, facciamo un montaggio ripple, come vi ho spiegato, quindi selezioniamo lo spazio vuoto e poi facciamo un ripple delete, quindi tutto il filmato verrà spostato indietro, ma vedete che allora si creerà un buco alla fine. Cioè, non è il modo migliore per montare il filmato se noi vogliamo mantenere i parametri, cioè vogliamo costruire un filmato di 30 secondi e che sia costruito in un certo modo. Allora torniamo indietro. Torniamo indietro e chi di voi ha seguito i webinar precedenti e ha studiato un pochettino sa che adesso dobbiamo entrare non nel montaggio, permettetemi il termine, ad minchiam, come di solito viene fatto in questo modo, ma in un montaggio più preciso che si chiama trim. Dobbiamo fare un trim. Quindi per fare il trim noi batteremo la lettera T sulla tastiera. Trim. Ok? E il cursore cambia il suo aspetto. Se vi ricordate, vi avevo spiegato che il montaggio trim si divide in slide e slip. Il montaggio slide è un montaggio distruttivo delle sequenze, delle inquadrature precedenti e successive, cioè accorcia la durata del film o l'allunga, mentre il montaggio slip lascia intatta la durata del film e agisce su che cosa? Agisce su quelle maniglie, vi ricordate? Spero di sì, su quelle maniglie da cui i clip sono composti, cioè da quei fotogrammi eccedenti che compongono ciascun clip a destra o a sinistra. E quindi vediamo che cosa succede in questo caso. Allora, io mi colloco all'interno del clip, del film che voglio, su quale voglio determinare il punto di out, cioè che sarebbe questo il punto di out, no? Questo è il punto di out del clip rosso che ho inquadrato e allo stesso tempo sarà anche il punto di in del clip successivo, no? È chiaro questo, il punto di out del film precedente diventa il punto di in del film, del clip successivo. Allora io mi colloco qui in mezzo, vedete come si è trasformato il cursore a questo punto. Tenendo premuto il mouse, faccio scorrere i fotogrammi che sono eccedenti. Vedete che se state notando o se state facendo quello che io sto eseguendo, Da Vinci mi mostra l'area attraverso un rettangolo bianco, l'area completa del clip che dura molto di più rispetto al piccolo taglio di in out che io ho effettuato sulla timeline e quindi posso cercare quella famosa onda, ecco, che si alza in modo tale che la monto nel punto, eccolo qua, nel punto, vedete adesso l'onda si alza, lo vedete in alto, ecco, adesso osservate una cosa molto interessante, voi avete nell'immagine sopra in alto nel monitor, voi avete la rappresentazione del clip A, quello marino, e poi sotto avete la rappresentazione del clip B. Che cosa viene rappresentato? Del clip A viene rappresentato il punto di out, cioè ecco, il punto dove noi chiuderemo il clip. E nel filmato sottostante, invece nell'immagine sottostante, in modo statico ovviamente, viene presentato il punto di in del filmato successivo. Ora, per una combinazione del tutto fortuita, fra l'altro
l'onda coincide, vedete, questa onda qua è geniale perché coincide esattamente come posizione a quella della rete con i suoi galleggianti del secondo clip. È la stessa identica posizione, quindi si rafforza la continuità, perché diventa non soltanto una continuità di movimento, non soltanto una continuità simbolica, perché stiamo parlando del mare, poi vediamo anche una rete, ma addirittura una continuità compositiva, perché non solo l'immagine si presenta dal basso in alto in entrambi i clip, ma perché la posizione dell'onda stessa e della rete col suo galleggiante coincide al centro del clip. E quindi direi che questa è la posizione perfetta. Rilascio, schiaccio sulla mia tastiera il tasto A, ritorno quindi ad Arrow, ed ecco che ho effettuato il mio movimento. Il clip non si muove, cioè non cambia la sua posizione, scusate, non cambia la sua durata, vedete qua in fondo, non cambia la sua durata, e noi abbiamo realizzato un montaggio che è esattamente quello che, eccolo qua, abbiamo determinato senza creare, vedete, questi buchi che invece si creerebbero attraverso un sistema tradizionale. Ecco l'onda, che vedete, l'onda sta per arrivare, arriva e poi si passa all'altro. Vi è chiaro il meccanismo? Allora, ripetiamo un attimo rapidamente. Abbiamo selezionato il clip o non selezionato, non importa, tanto basta collocarci col cursore sopra il clip e siamo passati a un montaggio trim. Il montaggio trim lo effettuiamo premendo il tasto T. Il tasto T trasforma il cursore in questo modo. Agiamo sui fotogrammi, che ovviamente devono esserci, perché se non ci sono, chiaramente noi non li possiamo utilizzare, i fotogrammi aggiuntivi, cioè l'insieme del clip, dal quale noi abbiamo ricavato questa parte. Vediamo nell'immagine l'out del clip di partenza insieme all'in del clip successivo, e quindi possiamo realizzare veramente un draft cut eseguendolo al fotogramma. Se qualcuno di voi non vedesse così bene, vi ricordo che la timeline può essere la visuale della timeline è determinata sia dallo zoom che da questa finestra all'interno della quale noi possiamo aumentare la visuale e determinare l'aspetto grafico, che in questo caso è molto importante perché dobbiamo vedere bene anche i fotogrammi che qui sono rappresentati. Adesso andiamo avanti. Siamo arrivati alla rete, a questa rete. Questa rete balla, vedete? È un'inquadratura sbagliata, chiaramente. Tra l'altro qui io ho scelto spesso delle inquadrature sbagliate proprio per poter farvi vedere come si opera in questo caso, se no sarebbe troppo facile. Quindi è un'inquadratura sbagliata perché si è accesa la videocamera e poi si stava posizionando. Quindi sono le inquadrature successive, perché questo movimento è innaturale, ovviamente la parete non si muove, siamo noi che ci muoviamo, quindi è chiaramente sbagliata la posizione, l'inquadratura. Però, c'è un però, vedete, qui abbiamo già, per esempio, stiamo già toccando l'argomento successivo, cioè che alla fine le regole ci sono, ma possono essere anche infrante, perché, scusate, anche qui c'è un movimento. Quindi non stona così tanto il movimento del mare con il movimento sbagliato della rete, perché sembra quasi voluto. E allora noi possiamo cercare di aggiustarlo in modo che dia proprio questa impressione. Per farlo dobbiamo fare in modo che questo clip, quindi il punto out di questo clip, abbia un ottimo attacco con il punto in di questo. Perché se non ha un ottimo attacco con il punto in di questo, si capisce il trucco, cioè si capisce che qui abbiamo montato tre clip presi a caso, di cui sicuramente qualcuno sbagliato, e abbiamo cercato di raffazzonare qualche cosa. Invece noi dobbiamo dare l'impressione di un grande lavoro narrativo e professionale. Quindi come facciamo a stabilire questo raccordo? Allora, prima di tutto, che cosa vi ho detto? Vi ho detto che deve esserci, per stabilire una continuità nel movimento, deve esserci un attacco sul movimento che sia
nel punto corretto, d'accordo? Allora, guardiamo un po' bene come funziona questo clip. Lui parte da qui e siamo subito nel punto in cui si mostra il Signore. Certo che il pescatore spacca il clip, spacca questo raccordo, perché noi passiamo da un movimento, vedete, dove compare una luce, a questo, dove compare lui. Vediamo se all'interno di questo filmato c'è qualche fotogramma invece che fa più al caso nostro. Quindi con il tasto destro del mouse, puntando su questo clip, scegliamo Film Media Pool, cioè vado a vedere dov'è il clip. È questo qua il clip, quindi lo vedete qua sulla sinistra, passate con lo sguardo alla sinistra nella Media Pool, facciamo un doppio clic in modo che si visualizzi nella finestra proprio il filmato. Allora, noi abbiamo scelto i punti di in e out, che sono questi, vedete, in e out, ma noi abbiamo un precedente, cioè il clip inizia qui, ok, inizia lì, poi lui si china, lo vedete, e poi continua. Invece qui, nella parte destra, nel viewer qui, noi abbiamo montato, lo abbiamo montato in questo modo, dove si vede subito. Però prima che si veda la testa, noi abbiamo qualche cosa qua, è interessante, abbiamo la NASA. Questa NASA sta su per un po'. Ora io vi chiedo, ma il movimento di questa NASA, osservatelo bene, il movimento di questa NASA che va da destra verso sinistra è esattamente il contrario del movimento che parte dall'alto in basso, un po' disarticolato, che va da sinistra a destra invece di questa della rete di prima. Quindi possiamo avere un raccordo interessante sul movimento, perché se io, e questo fa parte poi del campo contro campo delle spiegazioni che farò la volta prossima, ma se io monto un movimento nella direzione da sinistra a destra, per dire, o verso dall'alto in basso, così, e poi quello successivo è orientato nella direzione opposta o significativamente diversa, ho un raccordo molto interessante. Perché? Perché altrimenti si esprime una sorta di continuità sull'asse senza che ci sia l'asse, cioè il movimento non continua. Non so se è chiaro, ma è più facile da mostrarvi che da spiegarvi. Quindi abbiamo nella sostanza due movimenti, che sono due movimenti simili ma leggermente opposti. Hanno degli elementi diversi, per cui su questo noi possiamo montare. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questi fotogrammi che non sono stati montati qui e quindi faremo la stessa operazione di prima. Però anziché montare il punto di out, qui ci interesserà montare il punto di in. Dunque, premiamo il tasto T, siamo in trim, continuiamo a fare un montaggio slip. Il montaggio slip è, non cambia la durata del film, riportiamo indietro. Eccolo che adesso abbiamo quattro visualizzazioni. Prima ne avevamo due perché non c'erano altri clip prima, ma adesso ne abbiamo quattro perché abbiamo il punto di in e di out dell'uno e il punto di in e di out dell'altro. Li vedete? Sono proprio qui. È interessante montare in questo modo, no? Quindi, allora io lo riporto indietro perché, dunque, qui c'è già il cappello, qui il movimento sta iniziando. Invece, come vi ho spiegato, noi dobbiamo essere già sul movimento, quindi, e poi dobbiamo far scomparire l'uomo, perché sarebbe un elemento di rottura. Quindi noi siamo qua, secondo me. Lui sta facendo questo movimento, poi si abbassa. Ah, ecco, guardate, il movimento interessante è questo. Non è il primo, mentre lui alza la NASA, ma è quando l'abbassa, perché è un movimento anche che si oppone alla verticalizzazione di quello precedente. E quindi io lo monterei qui, vediamo fin dove si abbassa, poi si rialza, quindi non mi interessa che si rialzi, sennò ho un elemento di discontinuità. Quindi a questo punto io farò così. Ripetiamo, il movimento reale inizia da qua, da qui lui inizia ad abbassarsi, quindi io lo terrò da qua, qui. E adesso vediamo che cosa succede. Abbiamo esattamente questo passaggio. Abbiamo il passaggio in cui c'è questo che, tac, e poi lui
avanti, forse lo sposta ancora leggermente più avanti in modo che, ecco, il movimento sia un po' più marcato e allora avremo questo. Sì, perché c'è un accenno, lo porto un po' più indietro, vedete che bisogna agire proprio sul fotogramma. Lo porto un po' più indietro perché c'è un doppio movimento. Prima lui va da destra verso sinistra e poi da sinistra verso destra. Voglio che si veda bene che vado da sinistra verso, da destra verso sinistra. Bene, qui però abbiamo una cosa interessante, perché io vedo una luce. Questa luce potrebbe avere il ruolo di una sorta di impallamento. Adesso cos'è l'impallamento? L'impallamento è quando voi vedete un soggetto che, per esempio, ecco, parliamo della fuga prima dell'uomo davanti all'altro con la pistola, no? A un certo punto noi possiamo vedere che l'uomo sta correndo e poi lo vediamo scomparire dietro una colonna, per dire, per poi ricomparire più avanti. Ecco, la colonna funge da impallamento, cioè è una occlusione della visuale che ci consente di cambiare inquadratura. Perché? Perché abbiamo l'uomo che passa dietro la colonna, quindi non si vede più, e a questo punto possiamo continuare la narrazione con qualsiasi tipo di inquadratura. Potremmo inquadrare anche uno yacht, il sole, non so, quello che ci pare, un bambino che mangia il gelato. Perché? Perché quella colonna è un elemento di interruzione della continuità narrativa, che però ci consente di riprendere questa stessa continuità sotto un altro piano. Allora, ragioniamo. Questa luce che voi vedete qua in alto a destra non è così estesa da impedire a tutta l'immagine di essere visualizzata, però comunque mantiene in parte questo effetto e noi ci possiamo giocare sopra. Come? Beh, andiamo a vedere quanti fotogrammi ci sono che prende, che rappresentano questa luce. Quindi ci richiamo nel filmato precedente e cerchiamo di capire se andando avanti, spostando, no, vedete, diminuisce la luce. No, non diminuisce. Allora andiamo, montiamo il clip della rete delle cipolle nel punto di massima copertura, che è questo. Eccolo qua, vedete? Vediamo un po'. È proprio questo. Questo qua, direi. Sì, questo punto. Perfetto. Questo punto mi copre abbastanza da poter stabilire, ecco, da poter stabilire che posso effettuare questo passaggio. Oltretutto, questa specie di impallamento avviene proprio nell'area, ma siamo proprio fortunati, devo dire, avviene nell'area destra, che coincide poi con il punto in cui noi visualizzeremo invece il pescatore. Guardate, ecco, vedete, coincide con la zona che è fondamentalmente coperta dalla nassa. Molto interessante. Quindi dobbiamo guardare, no, spero che abbiate capito, no? Guardate, state guardando la finestra in alto a destra, tra le 4, che è il punto di out del clip su cui sto manovrando, che mostra poi sotto il punto di in invece del clip sottostante pescatore nassa. Allora, geniale, perché da immagini che teoricamente andrebbero buttate via posso ricavare un filmato di ispirazione con i suoi raccordi. Eccolo qua, si passa da l'onda che dobbiamo allungarlo un po' perché si vede poco, quindi dobbiamo infrangere questo aspetto perché il movimento dell'onda è breve e quindi lo dobbiamo rappresentare di più affinché lo spettatore abbia il tempo di vederlo, quindi dobbiamo andare un po' più avanti, così. Ecco, quindi abbiamo, dicevo, l'onda, perfetto, l'onda, così, vedete, ottimo, perché la vediamo bene, ok, e poi abbiamo il passaggio alla rete. La rete si muove un po', fa i suoi movimenti e poi compare questa luce che impalla il film e abbiamo rete su rete, abbiamo due tipi di rete diverse. Oltretutto abbiamo due tipi anche di colorazione diversa, avete notato che siamo passati da un colore a un bianco e nero, però l'occhio non se ne accorge perché la composizione è perfetta e quindi nessuno dirà cosa succede, c'è un bianco e nero.
e non vediamo il pescatore. Il pescatore lo vediamo, poi a questo punto lui compare, sembra che ci guardi anche addirittura, ma in realtà non sta salutando noi, qualcun altro, e poi si muove e fa, vedete, è geniale perché combinazione, anche la parte finale si conclude quando, esattamente in quel punto di cui vi parlavo dell'uomo in fuga con la pistola, cioè lui qui ha assunto la sua direzione, l'ha assunta esattamente qui, lui ha preso la sua direzione, vedete, si compie la curva e a questo punto lui ha assunto la sua direzione e dunque possiamo chiudere e passare a un'altra scena. A un'altra scena che è già montata e va bene così, anche perché è molto piccola, non c'è altro da dire. Va bene così per quale motivo? Perché abbiamo un altro tipo di raccordo sul movimento, cioè abbiamo il soggetto pescatore che passa da destra verso sinistra, vedete destra verso sinistra, con invece la rappresentazione di un soggetto che fa un movimento inverso, cioè guarda nella parte opposta. E come vi dicevo prima, può sembrare strano, ma proprio questa contrapposizione di movimenti è ciò che determina il raccordo del movimento. E per quale motivo? Vorrei insistere su questo punto perché lo capiate bene, perché smantella un pregiudizio che si è costruito naturalmente nella vita di tutti i giorni. Perché noi sappiamo che la continuità del movimento sull'asse, ve lo ricordate, è quando viene tracciata una riga e noi riprendiamo il soggetto lungo questa linea, lungo questo asse, questa retta che caratterizza il movimento del soggetto, giusto? Perfetto. Allora, se il movimento fosse nella stessa direzione, identico nella stessa direzione, cioè questo soggetto, poniamo, fosse più grande, guardasse anche lui da destra a sinistra, noi che cosa avremmo? Avremmo l'impressione che il movimento è lo stesso, la direzione, l'asse sono gli stessi, a parte l'inquadratura, no? Ovviamente, che è diversa, ma che il movimento, proprio le caratteristiche del movimento, sono le stesse, ma con un soggetto diverso, due soggetti diversi, e i conti non ci tornano più, perché noi ci aspettiamo che lungo l'asse dello stesso movimento ci sia lo stesso soggetto, o lo stesso oggetto, ricordate il vaso da fiore. Ma se noi cambiamo improvvisamente, cioè ci stiamo avvicinando al vaso da fiore improvvisamente, vediamo in primo piano un dettaglio di un piatto con del cibo, saremmo disorientati, ed è questo che disorienta. Ma questo è anche uno dei principali errori che i profani fanno quando montano i filmati: non tengono conto di nessuna di queste regole, a parte di come si costruisce una storia, si creano i suoi momenti di suspense e tutto il resto, che non fanno parte di questo webinar ovviamente, ma perlomeno tenere conto di queste regole. Ora, come facciamo ad applicarle poi? Beh, naturalmente ci vuole una certa sensibilità. Non è che io, quando monto i film, ho il manualetto di tutte le regole, cerco di ricordarmele, dico adesso faccio così, faccio così. Cioè, è talmente un'abitudine che viene normale capire qual è il movimento, il taglio, la composizione sulle quali montare il film. Voi potreste invece cominciare a rifletterci seriamente e attraverso le operazioni di trimming e di slip, quindi senza modificare la durata del film e quindi senza dover metterci mano all'infinito per poter poi ottenere il risultato voluto, grazie all'operazione di trimming voi potete ottenere questo risultato. Quindi abbiamo un pescatore, eccolo qua, che ha imboccato la sua direzione e quindi noi possiamo tranquillamente cambiare scena e passare a un'immagine suggestiva sul tramonto. Tra l'altro, questo filmato era a colori. L'abbiamo portato in bianco e nero proprio per creare questo passaggio da un'immagine forte, guardate l'alternanza, un'immagine forte e interessante, un'immagine curiosa e simbolica, un simbolismo che continua attraverso un pescatore che poi culmina nell'immagine a colori del tramonto da questi tetti di Damusi. E un'immagine dal quale il tramonto poi andrà tirato fuori meglio e per cui dovremo operare poi a livello di color correction per vedere. Quindi abbiamo un'immagine che rappresenta un movimento ma abbastanza statica, vedete c'è questo soggetto che sta bevendo qualche cosa molto in lontananza, sembra una figura glabra, lontana, e poi eccolo qua, abbiamo
le nuvole. Questo fotogramma è un fotogramma che non c'entra niente, la rappresentazione del clip, ma in realtà è stato tagliato fuori, abbiamo proprio le nuvole qui. Sulle nuvole c'è poco da dire, salvo il fatto che, osservate, facciamo partire il play. Parte il play, c'è lui e poi ci sono le nuvole. Queste nuvole rappresentano un time lapse. Questo time lapse noi come lo consideriamo? Perché ci sono due scuole di pensiero che potremmo adottare. Osservate, qui abbiamo un movimento lento, che noi potremmo anche esasperare un po' di più. Un movimento lento, ve l'ho spiegato l'altra volta come si rallentano i clip con DaVinci. E qui abbiamo invece un movimento veloce, un movimento lento, un movimento veloce, per poi passare a forme statiche. Quindi a questa immagine poi si conclude la nostra rappresentazione. Quindi ripetiamo, abbiamo un movimento lento e poi uno veloce. Beh, forse varrebbe la pena vedere che cosa succede se noi rallentassimo le nuvole, quindi, come vi ho già spiegato, control click, no? Cioè tasto destro, insomma, del mouse, secondo il sistema che usate, e poi change clip speed. Il change clip speed ci consente di fare una buona operazione se noi abbiamo registrato il film a un numero elevato di frame per secondo. In questo caso il filmato è stato registrato a 50 frame per secondo, quindi se noi qua lo abbassiamo del 50% la velocità, guardate che cosa succede. Noi abbiamo 25 fotogrammi per secondo, che è, diciamo, lo standard accettabile per la visione di un filmato. Dunque, l'abbiamo. Intanto abbiamo diminuito della metà la velocità, però il filmato non si è allungato, perché ha mantenuto i suoi punti, i suoi punti di in out, ma ha mantenuto i punti di in out nel senso del tempo, della durata del film. Ovviamente i punti di in out sono cambiati perché abbiamo rallentato il film, però non ce ne frega niente, perché tanto è solo un passaggio di nuvole, quindi non si verifica nessun fatto eccezionale all'interno di questo passaggio. Allora vediamo che cosa succede, vediamo se così noi abbiamo ancora una maggiore rappresentazione, ecco le nuvole che passano piano e poi l'immagine si ferma, la narrazione si ferma su immagini fisse e poi si conclude. Questo però vi devo dire, attenzione, perché questo è una scelta legittima, sono legittime in entrambi i casi, perché qui si determina una continuità nella velocità e però anche la discontinuità nella velocità rappresenta una continuità narrativa, perché rappresenta uno stacco deciso anche superiore al 30% famoso, di cui vi parlavo prima, nei termini non della composizione dell'inquadratura, ma della velocità del clip. Quindi alla fine tutte e due sono due buoni raccordi. Allora a questo punto la domanda è: come faccio a scegliere? E beh, sapete qual è la mia risposta? Scegliete in base alla colonna sonora. Scegliete in base al ritmo che il film ha. Qual è il ritmo di questo film? È un ritmo lento, è un ritmo veloce? Di che tipo? È un ritmo che prevede dei rallentamenti? Provate con le vostre colonne sonore e casomai poi le sincronizzerete. Adesso chiudiamo questa parte, sto sforando un pochettino, ma avete ancora 10 minuti, volentieri vi prego di stare qui se non avete altro da fare, alle Bahamas, dove vi trovate a trascorrere il vostro ponte, perché voglio montare invece la scena che vi ho mostrato prima, e cioè quella del food, del track food, con il signore che salta sul track food. Come facciamo? Beh, abbiamo il nostro progetto e scegliamo la cartella qua, la sezione timeline, lo vedete qua sulla sinistra. Vi avevo creato delle timeline diverse, oppure le abbiamo create insieme, non ricordo in questo caso, però prendiamo la timeline. Dunque, noi siamo nella timeline del Final Cut, quindi prendiamo la timeline 0. Eccolo qua, la timeline 0, dove non c'è niente. E poi i filmati invece del food sono collocati all'interno della sezione Docu Food. Quindi spero che ci siate, dovreste avere tutto.
Ecco qua, qui abbiamo i filmati della... Vediamo di che cosa si tratta. Intanto notate che ho sistemato la visualizzazione in questo modo, attraverso questa, questa icona, perché possiamo vedere i filmati così, oppure li possiamo vedere così. Li ho posizionati in questo modo perché voglio cambiare il nome, la nomenclatura di questi filmati, perché voglio chiamarli 1, 2, 3 in base alla successione e alla disposizione che avranno nella timeline. Quindi cominciamo a vedere di che cosa si tratta. Parto dal primo e questo non c'entra con quello che vogliamo fare. Questo c'entra, ma questo è l'ultima parte. Ok, benissimo. Poi questo è invece il filmato in cui lui salta, va bene, ma prima c'è un camion che arriva. Quindi andiamo a vedere, questo è il camion che si abbassa, perfetto, e questo è il camion che arriva. Quindi questo sarà il filmato numero 1. Quindi entro qui e scriverò 01. Poi questo invece sarà lo 02, perché prima il camion arriva, poi si apre il portellone. Poi che cosa succede? Poi c'è questo, in cui lui salta, chiaramente, quindi questo sarà lo 03. E ora ci sarà l'accinamento del food, che è questo, vedete? Un movimento interessante, tra l'altro, che sarà lo 04. Quindi 01, 02, 03, 04, perfetto. Vediamo un po', li colloco sulla timeline, vediamo. Ok, allora come vi ho spiegato, però noi non facciamo così, cioè non prendiamo l'1, il 2, li mettiamo tutti qua, eccetera, no, via. Noi dobbiamo stabilire i punti di in e out che vogliamo montare nella timeline, quindi partiamo dall'1 e poi vi ricordate che cosa facciamo? Partiamo dall'inizio, poi premiamo la tastiera, la barra spaziatrice, poi il tasto I in continuazione per determinare il punto di in. Sta andando avanti, io direi che quando comincia a tornare indietro, eccolo qua, questo è l'in, e poi vediamo l'out, qui ce ne basta un pezzetto, perfetto. L'in e out sono determinati così. Vi ricordate, no? Vi ho insegnato a fare il play e poi a battere in continuazione il punto I, in modo tale che quando trovate il fotogramma vi fermate e poi cominciate a battere il punto O, che è quello di out. E a questo punto, certo che acchiappo il clip, vedete la sua durata è un po' diversa rispetto a quella di prima. Poi prendo il clip 2, stiamo facendo un draft cut di nuovo, no? Un draft cut, vediamo un po' dove può essere il punto di in. Intanto ci portiamo avanti, vediamo che noi potremmo già montare più o meno da questo punto, no? Quindi è inutile riprendere dall'inizio. Vi ricordate, quando il movimento ormai è quasi a posto, e quindi faremo così, play, punto di in. Direi che forse, ecco, da qui in poi può andare bene, poi il punto di out può essere qui, perché è inutile far vedere anche la conclusione di tutto il movimento. Ok, quindi lo prendo qua, vedete, prendo questi due punti, 1 e 2, e attacco il flip. Poi cosa devo fare? Poi vedete che lui sale sopra, quindi devo ripetere l'operazione, devo rideterminare altri due punti di in e out. Quindi mando il play, tasto I, vediamo, lui sta per salire, eccolo qua, I, e poi out fino a qua, benissimo. Quindi abbiamo un punto di in e out, sono questo, lo vedete, questo e questo. Grosso modo, stiamo facendo un draft cut di nuovo, e quindi ecco che da un clip abbiamo preso due punti di in e out. E poi cerchiamo il 3, il 3 che cosa fanno sul 3? Vediamo cosa fanno. Eccolo qua, loro prendono tutto quanto, ma la cosa interessante è questa, che quando loro acchiappano, eccolo qua, questo è il movimento, d'accordo? Quindi ripetiamo, play, in, andiamo avanti, cerchiamo di definire il punto di in, in modo, vedete che io continuo a battere il tasto I sulla tastiera, in modo che possa restarmi quando mi pare, andai. Vedi quando manovra, dove dovranno avanzare. Questo è anche un bel movimento, ma non abbiamo il tempo di inserirlo, vogliamo un clip più corto.
Ecco, arrivano. Arriva e qui stanno per muoversi. Eccoli qua. Bello, ecco, perfetto. Ah, out, adesso out, 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 out. Eccolo, out. Sì, possiamo anche mandarlo un po' più avanti. Ecco, lui, diciamo, si sta spostando, va bene. Ok, grosso modo, ci siamo. E quindi montiamo anche questo. E poi abbiamo l'ultimo, che è quello della rotazione. Andiamo a vedere, dall'inizio montiamo l'in. Ecco, qui c'è un punto di in che è interessante e l'out è a compimento qua. Perfetto, loro si fermano e quindi abbiamo questi due movimenti. Uno, che è una rotazione, rappresenta una rotazione completa. Non so in che punto taglieremo, però è la rotazione quella che ci interessa. E quindi, eccolo qua, abbiamo creato il nostro filmato. Uno, due, tre, quattro. Il quattro va tagliato qua e cinque. Abbiamo creato rapidamente, in modo grossolano, una storia cercando i punti di in e out dei clip, seguendo che cosa? Beh, seguendo quei principi che vi ho spiegato prima. E adesso dobbiamo fare invece un final cut, cioè un taglio sopraffino, come dire. Vediamo se siamo capaci, vedete anche voi che cosa viene fuori dal vostro progetto. Quindi cosa facciamo? Facciamo un'operazione di trimming. Va bene, intanto mettiamo un po' di dissolvenza all'inizio, qui così, 20 fotogrammi. Ecco, così più o meno. Ampliamo un po' la visuale, lo zoom della timeline. Ecco, 20 fotogrammi, in modo che il film parta così. Benissimo, poi qua si ferma, basta. Allora, notiamo che qui lui spegne la luce. Non mi piace che spenga la luce, perché spegnere la luce significa dire il movimento è finito. No, noi facciamo così, lo portiamo fino a qui. Ecco, qui lui si ferma, e invece no, prima che si fermi. Va bene, qui non mi interessa fare un trimming, qui mi interessa fare un taglio, perché voglio proprio, cioè, costruire la scena in questo modo. Non voglio che, non è detto che la durata sia questa qua, faccio un taglio e poi faccio un ripple e quindi si sposta tutto. E allora a questo punto, ecco, vediamo se basta. Sì, basta, siamo arrivati a questo punto e qui abbiamo invece il movimento. Allora qui invece opero un trimming in modalità slip e vediamo un po' che cosa succede. Dunque, qui si abbassa il portellone. Vediamo a che punto lo posso abbassare, perché lui sarebbe chiuso e quindi il camion sarebbe lì così. Io devo coordinare il punto di in di questo clip con il punto di out, cioè il camion che si posizionava con l'altro, che potrebbe essere a questo punto, grosso modo. Vediamo. Sì, funziona, vedete? Perfetto, mi sembra che vada molto bene. Ottimo, guardate il movimento, il camion che arriva. Eccolo qua. Direi che proprio l'abbiamo beccato al primo colpo. Io non toccherei niente, non toccherei questo. Adesso il problema è che non voglio modificare il punto di in di questo, ma ho solo il punto di out per sincronizzarlo con quest'altro. Però intanto vediamo se la durata è giusta, no? Perché non voglio farlo durare all'infinito. Ok, io lo chiuderei un po', magari qua, grosso modo. Vediamo quanto dura fino lì. Vediamo. Adesso sto facendo uno slide, lo vedete, sono sempre in modalità trimming, ma non sto operando nel mezzo. Ecco, dura 2 secondi. 1 secondo e 41, forse poco, 2 secondi, ma vediamo, può andare anche 1 secondo così, 41, vediamo. 1 secondo e 41 fotogrammi, cioè quasi 2 secondi. Ecco, io lo taglierei qua, però mi sembra più corretto. Ah, 1 secondo e 21 fotogrammi. Sì, mi sembra bene. Poi questi aggiustamenti poi naturalmente li precisiamo via via che andiamo avanti a montare. Adesso c'è lui che salta. Allora, questo è il problema, perché in quale punto noi lo facciamo salire?
Allora, prima di tutto bisogna capire se questo punto che voi vedete nella parte di destra, cioè proprio il portellone che si abbassa, questo è un punto buono per dare la continuità del salto, perché io non devo riprendere, adesso lo vediamo fotogramma per fotogramma quasi. Io a quale punto lo prendo? Questo è il problema. Vediamo un po'. Intanto cerchiamo di capire qual è l'elemento più interessante del salto. Allora, l'elemento più interessante del salto è il rimbalzo. Guardate, lui salta su. Poi, guardate come ha tutti e due i piedi staccati. Ed è sostenuto solo da questa mano. Questa è... Lui ha i tre arti di sostegno che sono staccati dal punto di appoggio. L'unico punto d'appoggio è questo. Ed è anche al limite del portellone. Quindi, per noi questo è, non dico interessante, di più, è estremamente interessante. È la cosa più interessante di questo clip. Perché mostra l'agilità, l'assenza di peso, nella sostanza, di questo signore che... invece un peso ce l'ha, evidentemente. La leggerezza trasmette la passione che lui ha, trasmette la voglia, l'intensità del suo lavoro, la gioia, trasmette tutto. Dunque, qui è dove noi dobbiamo agire. E dunque dobbiamo essere coraggiosi e tagliare un po' di cose. Non ci interessa in realtà tutto il movimento, ma il movimento, l'importanza del movimento si capisce da qua, da questa posizione, guardate. È questo che si capisce, e poi il suo atterraggio, poi lui si tira su e va bene. Allora noi faremo così: trim in modalità slip e portiamo avanti il punto di inno. Vediamo un po'. Lui sta andando su, è molto difficile questo taglio perché sta andando su e poi così, quindi vediamo se da questo punto, vediamo ancora il piede sinistro, qui veramente andiamo sul fotogramma, qui no, perché diamo tutto il senso del movimento, cioè noi lo dobbiamo tagliare questo punto, perché qui è proprio lì, siamo ancora nella fase iniziale del movimento, ricordate quello che vi ho spiegato prima, però dobbiamo decidere a quale fotogramma esattamente e in particolare se vogliamo mostrare il piede o la piega del ginocchio, o tagliamo tutto fino alla piega del ginocchio. Sono una manciata di fotogrammi sui quali dobbiamo lavorare con grande attenzione. Allora vediamo, io direi a occhio e croce che potrebbe essere così. E vediamo se funziona. Fantastico, perfetto. Direi che è un ottimo punto, lo dobbiamo rivedere, va visto e rivisto. Perfetto, il portellone si sta abbassando, lui sale con grandissima agilità, c'è tutta la sua agilità qua. Adesso noi vogliamo aumentare la percezione di agilità di questo signore? Bene, A, tasto A sulla tastiera, arrow, scegliamo il change clip speed e impostiamo una durata anche qui al 50%, e vediamo che cosa succede. Il punto di in rimane, il punto di out ovviamente cambia, ma vediamo se... Fantastico. Ottimo. Abbiamo realizzato una leggerezza, quindi attraverso una continuità del movimento, il soggetto entra così, si alza. Attenzione però al punto in cui si alza, perché? Perché il punto in cui lui si alza si interrompe su questo movimento e qui non va bene, perché è vero che questo movimento, come dire, è a metà del compimento del passo, ma in realtà è ancora l'inizio del salto, cioè siamo ancora nella fase iniziale del salto, quindi lo dobbiamo portare più avanti, quindi dovremmo fare questa operazione. Siamo sempre in modalità trim, ma invece usiamo un montaggio di tipo slide, cioè in questo caso dobbiamo allungare il clip, vedete, e mangerà
l'in del clip successivo, però noi dobbiamo, ecco, compiere questo movimento. Quando si alza la gamba siamo a posto, perché lui sta facendo, sta compiendo un'altra azione, e allora qui noi possiamo interrompere e mollare, quindi il risultato sarà questo. Anzi, dato che abbiamo rallentato, giusto, siccome abbiamo rallentato, la possiamo interrompere prima. La possiamo interrompere qua, quando sta appoggiando questa gamba. Perché è qui in realtà che lui sta iniziando un altro movimento. Ok, allora facciamo uno slide in senso contrario. No? Vedete come cambia il cursore? Facciamo uno slide in senso contrario. Bene. Qui dobbiamo precisarlo meglio, perché stiamo proprio lavorando sul fotogramma. Uno slide in senso contrario, perché lui poi qui parte con questo movimento che poi aggiusteremo. Sì, ma dobbiamo, vediamo un po'. Allora qua non posso fare un montaggio slip perché non voglio cambiare il punto di in che ho aggiustato con grande precisione. In questo caso farò così. Ecco. Faccio così. E questo lo porto qua. Perfetto, lui sta chiudendo, è ottimo, perché sta chiudendo l'appoggio, ma noi non lo vediamo, prima era troppo avanti nella posizione. Ma guardate che si tratta di tre fotogrammi, Niente di... No, però capite l'importanza di lavorare sul fotogramma. Ottimo. E a questo punto dobbiamo inserire il giusto passo iniziale. Una questione di passi, perché lui qui sta appoggiando il piede, lo vedete? Ma non è appoggiato. Quindi dobbiamo fargli concludere l'appoggio qui. Qui lui ha iniziato ad appoggiare il piede e qua lo dobbiamo concludere l'appoggio. O addirittura partire dal sollevamento. Vediamo se c'è lo spazio per concludere l'appoggio o partire dal sollevamento. Quindi sempre framing, però in questo caso facciamo uno slide, cioè uno slip, perché non vogliamo distruggere niente. Quindi vediamo cosa succede. Diciamo che lui lo stava appoggiando, quindi vediamo cosa succede appoggiandolo, che è questo il movimento, da qua, da questo punto. Quindi vediamo se c'è un raccordo interessante qui, se no invece lo passiamo in levare. Sì, voi non vi accorgete neanche. Perfetto. Guardate, non vi accorgete neanche di quello che sta succedendo. Non notate niente. Quindi questo è il punto perfetto. E qua finisce, poi se ne sta andando, vediamo. No, qui se ne sta andando già troppo. Dunque, vediamo che cosa succede. Lui se ne sta andando qua così. No, qui è troppo avanti. Così. È anche una bella posizione plastica questa. Ottimo. Io farei così e poi chiuderei il clip così. E quindi il risultato sarà questo. E infatti è fantastico, perché lui si sta girando, vedete, in questo modo, e noi lo becchiamo con il movimento che non è ancora stato concluso. Così. Qua, che non è stato ancora concluso, di rotazione, per iniziare con la rotazione qua dello sportello, che va benissimo in questo punto, e qua chiudiamo. E noi abbiamo fatto il film, adesso non voglio andare avanti, dobbiamo controllare, no, che tutto funzioni, però facciamo la nostra proiezione, funziona perfettamente, abbiamo realizzato degli attacchi sul movimento che sono fantastici. Gli attacchi sul movimento sono più difficili da realizzare degli attacchi sull'asse. E adesso io però ho veramente finito. Bene. Ok, allora io direi a questo punto che vi ringrazio per la partecipazione e vi saluto, e ci diamo appuntamento per il prossimo webinar. Adesso la data non me la ricordo, ma avete tutte le indicazioni all'interno della nostra classe virtuale in WeSchool. Quindi saluti a tutti, ciao, grazie per la partecipazione e un caro saluto e buon weekend. Anche se da mia immagine va via, voi potete continuare a scrivere all'interno
della classe virtuale dove vi pare, nei luoghi dove trovate le chat a partire da questa, e poi io con calma vi darò delle risposte.